Buongiorno a tutti, ben trovato a Rubrico Sitano del Tuntun. In cui vengo invitato per vos auti di Notron che vos suonare carcarenne. Abbiamo pensato di vos spiegare la parola semitun in italiano organetto. Anche se è una parola particolare, visto che in viaggio si mio che fughesso regna impiegato in tutti i paesi del nostro balado, al contrario della parola armoni, e ne manco da carica francese, in cui viene utilizzata la parola accordeon. E è interessante lo faccio che a questo parola tutti un giorno in cui comincia a entrare a far parte della lingua usitano comune proprio grazie alla musica usitano. E a co vai a mostrare, nos mostro, nos fai vedere come l'usitano ne sente una lingua viva se vai continuamente a arricchire del nuovo parola. E ero musico. Merci, merci, benvenuti a tutti a Tuntun, ici dal centro fondo da Isun, chi è venuto con noi altri, Dino Tron, ah, non fai piacere, un altro bel applauso a Dino Tron. Lingua e musica per l'usitanio, non fai forse piacere di averti qui, eh? Era un po' che ti virava in tour, ma sei sempre in verde, in canto dell'altre. Sono in tempo, in l'altre, sempre in verbo. In verbo, ma rimacca a suonare, tu no. Sei un professor, non un musicologo, non fai le tici color proprio. Sì, anche buon visco la stuvo, allora penso un po'. Bon. Dino, non si fa ascoltare lo son da questo musetto? Sì, è un musetto dei centri della Francia.
Allora, come a vendite, mi preferisco parlare in italiano, perché parlo di casualità, ma parlo l'italiano parei. Così ci capiamo, riesco a spiegarvi forse un po' meglio, soprattutto i termini tecnici di questo strumento. Lo strumento che ho usato per fare questi due pezzi, il primo era una complaint che proviene dalle Valli Valdesi, Rossignolet du Bois, no? La storia dell'usignolo messaggero che troviamo in Francia in tantissimi, nell'Occitania francese in tantissimi luoghi e nelle Valli Valdesi da noi, perché da noi nelle Valli Valdesi la lingua di cultura, la lingua delle canzoni è il francese accanto all'occitano, no? È una zona di quadrilinguismo dove si parla l'italiano, si parla il piemontese, si parla il francese, si parla naturalmente l'occitano. Il repertorio cantato arriva soprattutto da lì e ho estratto da quello che fu il grande canzoniere raccolto da Emilio Tron un pezzo, no, questa storia dell'usignolo messaggero, che un innamorato dà l'incarico a questo uccello di portare il messaggio alla propria innamorata. Poi di solito sono storie che non finiscono mai bene, io l'ho solo suonata, quindi immaginiamoci che. E allora, e lo strumento che cos'è? Lo strumento è una musette, è uno di quegli, una grande cornemuse du centre de la France, quindi suonata in quella zona un po' al confine dell'Occitania, no? Andiamo verso i dipartimenti del Bourbonnais e del Nivernais, ed è quello strumento che è descritto molto bene in un roman champêtre di George Sand, no? Che una donna di lettere che doveva celarsi ai tempi dietro uno pseudonimo maschile per scrivere, no? E narra proprio l'epopea di tutti questi suonatori di cornamusa. Nella fattispecie questo è uno strumento grave, uno strumento in do dal suono molto grave, molto nobile, insomma, che ho trovato molto adatto per interpretare un pezzo. Una fremenasso. Falando fenasso, ecco, come noi dice in fenno, un valcrisun, no? Tu aspiende storia da contanos degli strumenti, perché sei una persona che ne sa un bel pau da queste scause, ma la storia di Dino Tron, ente nice Dino Tron con la cornamusa, con lo strumento in mano. Denti a ribes, tanto per farlo sapere a tutti. Allora, io purtroppo tanti anni fa, abbastanza anni fa, comincio ad avere un po' di anni, l'alternativa non è delle migliori, quindi va bene, diciamo che va bene così. Ho iniziato a suonare la fisarmonica, prima nelle orchestre di ballo liscio, poi mi hanno prestato un semitune, un organetto. Ho detto, provo un po' a suonare, l'ho preso, già suonavo la fisarmonica, il mattino dopo avevo imparato una corrente, ho detto adesso l'usuno mi, l'usse mi tu, no? ho cominciato questo percorso, ho lasciato quelle che erano le orchestre di ballo liscio, ho cominciato a suonare musica occitana, prima con un gruppo folcloristico delle mie parti che riproponeva i balli della Valchisone, che sono la Curento, la Burella, la Spusino, no? E poi dopo ho conosciuto Sergio Berardo alla festa della Ghironda a Pragelato, ho sentito questo suono dello strumento a bordone, del galube tamburino, della fisarmonica, dell'organetto, mi si è aperto tutto un mondo che ho cominciato ad esplorare piano piano. Naturalmente sono andato prima verso l'organetto, perché arrivo dalla fisarmonica che suono tuttora, perché sono due strumenti cugini, chiamiamo così. Poi proprio qui vicino una sera ho sentito un suonatore di cornamusa francese, Jacques Martre, che ha fatto una lezione concerto nell'ambito al Revelin di Vinadio, no? Nell'ambito dei famosi stage di Cervasca, che se ricordiamo sempre, mi fai ben de feste, no? E questo grande suonatore ha presentato tutta una serie di strumenti, tutta una serie di cornamuse, mi si è aperto veramente un mondo che si è immediatamente richiuso quando ho chiesto il preventivo del primo strumento. Comunque, vabbè, piano piano ho iniziato a studiare le cornamuse, ho iniziato con la musette, poi ho comprato la bucola, la cornamusa olandese, ho comprato la budego, mi sono avvicinato alla cabrette. Ogni cornamusa, quando noi parliamo di cornamusa pensiamo immediatamente a due strumenti, no? Pensiamo alla grandi zampogne dell'Italia centro-meridionale, o alla cornamusa scozzese. In realtà è un mondo sterminato, si parla di più di 150 tipologie di strumenti in tutta l'Europa e nel bacino del Mediterraneo, fino ad arrivare alle cornamuse occitane. L'Occitania da sola non fa eccezione a questa grande ricchezza, perché ne ha 10-12 tipi. Dico 10-12 perché gli utai lavorano, elaborano degli strumenti nuovi, ripescano dei vecchi strumenti del passato, li ricostruiscono e li ripropongono. Piano piano ho cercato di studiare, no? Perché ogni strumento, ogni cornamusa poi ha una tecnica diversa, un repertorio diverso e occasioni rituali e cerimoniali diverse. Quindi, insomma, bisogna entrarci un po' dentro, no? Tutte munde tacala alla cornamusa, ma avevi visto che
Mac rende semitun ed armoni, re Mac de Cornamuso, hai visto lei che ha un strumento che dona un nome alla nostra trasmissione, lo sì. Tun-tun. Mi sembra bello per a questa trasmissione sì, portarlo l'istrumento che dona un nome alla trasmissione. Hai... Dente arrivo che il tun-tun, tanto per sapere. Allora arrivo da po'. Da po'. Dente? Da po'. Da po'. Da po'. Pau. 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 No, arrivo... E di Jalo Carnaval de Pau. E di Jalo Carnaval de Pau. Dal Pireneo. Proprio, proprio. L'ho preso lì da un grande costruttore di questi strumenti, credo il uno dei più conosciuti in assoluto. E uno strumento, sono stato a suonare da quelle parti, una delle, insomma, dei tanti giri che abbiamo fatto, e sono stato veramente affascinato dall'estetica di questo, dall'estetica sonora di questo strumento. No? Uno strumento a percussione, ma una percussione intonata, uno strumento a bordone, no? Che ricrea un'atmosfera molto, che tocca delle corde ancestrali secondo me molto profonde, no? E io stasera presenterò una cosa un po' meticcia, userò non il flauto che usano là perché l'ho comprato ma non ho ancora imparato a suonarlo bene, quindi userò il galubio provenzale, che però è un flauto di quella famiglia, accompagnato dallo strumento dal tuntun, con la percussione che si suona con l'upimbu, la massetta del tuntun si chiama l'upimbu. Allora, a tuntun dinotron bolusio tuntun. Merci. Dino Tron, a tuntun, con lo tuntun, lo siu tuntun. Dino, vieni sì, settate con noi altri, che ci acciarene in cambot, vai. Senti Paolo, tu rapport me la lingua, perché tu arrivi dalla Val Chisum, no? A dire che hai la lingua usitano, hai l'italiano, hai i valdesi che parlano anche una lingua ufficiale, lo francese. Tu ente sie senta queste un po' un dappertutto, sì, forse, sì, da lungo parlo il piemontese, parlo lusitano, parlo un po' di francese e parlo anche l'italiano, no? Dice, tutto male, ma
insomma. Ma lo ti rapporta con la lingua usitana, perché Tuntun è lingua e musico per l'usitanio. Allora, lo mio è direi un buon rapporto, perché è la prima lingua che impara a parlare. Sempre lo francese, no? Perché ma mon père m'ha parlato l'italiano, ma Manunno e Mondon, mio nonno, come lo dice da noi altri, m'ha parlato in usitan. Ma nonno m'ha parlato in francese, perché gli ero stato a Marsiglio, no? A lavorare dentro le famiglie e gli attaccava mi parlava il francese da picciot e mia sincan parlavo già un po' il francese, poi è una lingua che mi piaceva, allora la studiavo e via parei. Ho un rapporto, diciamo, abbastanza buono. Non ho tantissimi, come dire, nella quotidianità non si parla tantissimo. Diciamo una cosa, l'occitano da noi è di una famiglia linguistica leggermente diversa rispetto a quella che si parla in queste vallate. È molto influenzato sono le parlate nord-occitane, quelle. È molto influenzato dalla vicinanza col franco-provenzale che si parla al di là dello spartiacque della Val Chisone, nella parte più bassa della Valle Susa. Però, insomma, dopo tanti anni di frequentazione delle valli di Cuneo, io sono con lui dal 1990, no? Quindi quest'anno ben 34 anni, abbiamo fatto centinaia di concerti nelle valli, insomma è stato... C'è una visar che Dino è diventato il fondatore dei Ludalfina. Il fondatore Sergio Berardo, insomma. Beh, insomma è un anno manco. Abita da buono parte, è un buon sincanto, caranto, allora, la sbità dei cotturi. È un anno manco. Diciamo, è stato molto bello per me andare in tutte le valli occitane e scoprire le diversità dell'occitano, dalla Valpellice, alla Valpola, la Val Chisone da dove vengo, ma la Valle Varaita, la Valle Maira, la Valle Stura, un occitano che capisco, un usitan che capisco benissimo, le stessi che per esempio parla anche in Sima, in Valle Sturo, no? Poi con Stefano Martini, insomma, ben fight abbastanza dei travagli sempre, è sempre un belloccioso trovare dei gente per parlare in questo modo. È una parola dal cor e in usitan, una parola che può strubare e dire, la nostra... magari la Val Chisone, nasino o nasdiguno? No, allora, barun forse. Sì, nei abbastanza, per più, ma mille si strumenti piche da, no? Disegn per più semitun, no? Ma le semitun è internazionale e un po' in tutto l'usitano, interoccitano, disegn, no? Per esempio, da nusautri avevamo verbe per di nevica. Per esempio, nu disegn venneu. No, come si tumboneu. Come allora, cioè, in Valvaraccio c'è Ciaramaio, per esempio, non mi smio. No, è una cosa che mi ha sempre interessato. No? Ai cerciasse, era una maniera di dire nevica, ma esispa da nusautri. Venneu. Ebbene, venneu e vende cocarcun a Trubanus a questo miro, perché sia Tuntun aveva sempre dei collegamenti interstellar, di gente che arriva, e invece si ia carcarenche se palese sin dal... se boggio un po' qui in tal video.
Siamo qui, benvenuti a Daniele Odò della Talvero, Daniele, tu in te sei a Misun, ti vedo qui, ma la tua Misun è in te, non sai? Siamo qui, tu sei l'alte custa delle montagne, eh? Oh, completamente di Lufa West, un po' a custa di Toulouse, d'Albi, in Orizio, si appella Albices, a chi, dunque, siamo a 600 km, 700 km della balada occitana d'Italia. Allora è un po' per là, abbiamo visto la video e nazione che su ne la Talvero è un gruppo forse con il suo occitanio attacca a bugiare su tempo, un bel po' di tempo fa curo avete attaccato la vostro video in la musica occitana. Ascolta, la Talvera alla debito ero in associazione è un'associazione che è stata fargata in 1979, non ha mai di 40 anni, per fare le collettazze all'entour della strada di Sivurano, della strada di Sivu musicale, penso che sappiamo pa' gran causa, soprattutto e se ciò che ci interessava a un altro e che ci interessa tutto è di promuovere, di fare chi compra la cultura occitana per... insegnare, di trasmettere la lingua e la cultura occitana. Esatto, e ne aveva fatto un bel po', ho visto, sotto di Agaire, forse proprio in single, una bella canzone della Talvero, con de bello paraolo, e abbiamo visto che in questi 40 anni sono sotto di disc, remac de musico de danza, ma de musico de coperle smeinà, per la didattica occitano della lingua. E mulun de trabaglio con mulun de strumenti. E sì, Daniela, se passi la sua vita, primo, aven Dino Tron con le suo cornamuso e mi sa che sì, un bel combat de cornamuso. Ciao Daniele, ciao. Benvenuti. T'avevo visto suonare, vuoi rentro un po', ma una budego forse sì. In tal video. Sì, sì, sì. Allora, Daniele suonava la budego, la cabrettola, la buco, prende cornamuso proprio. Tutto ecco. Penso che quando abbiamo cominciato che il teatro era chi di ricerca sulla lingua, la cultura, la musica tradizionale, la tradizione orale. E dunque abbiamo trappato forse causa all'entour della musica, della cornemuse, e dunque della cravo capelana, della budega, è una cornemuse di Montagno Negro, dei nostri paesi. E secondo me hanno sortito l'euro qui in libro importante, su l'istoria di quel strumento musico, e hanno anche montato. In qualche tempo anche lui ha un spazio museale che si va a dirvi il nostro rezio, un cercano a mettere tutti gli strumenti anziani che avevano trappato. Allora, dunque a tutto quel lavoro di ricerca dell'associazione, ma l'associazione, il gruppo La Talvero, è stato un gruppo che si ispira della musica tradizionale, ma per fare di creazione dell'urro d'arro, dunque facendo canzoni per i fanti, canzoni per gli adulti, voilà, cantando, facendo concerti, vanno un po' per tutto per trasmettere quello cultura. Per diffondere la cultura della lingua, della musica e tenerlo anche vivo, perché sacco che se vuol fare, penso che l'intento sacco è farlo crescere e tenerlo vivo. Giusto? Ah, guarda, l'idea è sacco di trasmettere, di andare
los profesores de las escuelas, de donc pasan también de las escuelas per ensazar de fa fa en sorte que aquella cultura sea viva lo más posible. Donc ensazan de fa de meter en avant la presencia de la lengua, de la cultura, de la música un poco per tutto, a través de concerts, de balles, de expositions, de émissions de radio, de télévision. C'est comme ça que il y a besoin de faire vivre à quelle culture face à la globalisation, à la, au centralisme et tout ce qui est, tout ce qu'il y a autour de quelle culture. E Dimpao, tu che sei qui in tal Far West, in mezzo agli indiani, posso dire come si passa la lingua, come si vive la lingua dai giuve, dal popolo che è all'intorno, è vivante, perché sì, Tuntun, come abbiamo detto, è lingua e musica per l'usitanio, e tu c'è con questi collegamenti di persone che sono in via per l'usitanio. Tu, non che posso dire della lingua dai tuoi canti, come si può, è sforzo vivante, come la senti? Escuto un altro da qui a ben l'astre di un orizzonte, perché la lingua se parlo in carro, perché il y a delle montagne, il y a dei ricci in carro agricolo, il y a tavi di vilo, ma il y a probabilmente un mondo in carro che parlo la lingua. A poi il y a dei scuole bilingue per insegnare la lingua, il y a dei calandretti. E a poi c'è anche bravamente associativo che insatto di far vivere aquello lingua, aquello cultura, a me dei centri culturali, un po' dappertutto, a Salvi, a Toulouse, un altro accordo, per riscoprire il mondo, per insegnare la lingua, per esempio un altro, donando corsi, donando pas di corsi d'uccità, ma facendo dei taglier, dei conversazioni, per permettere ai mondi che stanno parlando, di trasmettere la lingua a dei suvis. E il y a des souris qui viennent per apprendre, des souris qui viennent d'un peu per tout. L'Occitane, il y a des Britons qui viennent per apprendre l'Occitane, tout à coup. Il y a des artistes qui vont nous canter en Occitane, mais faire canter en Occitane, qu'ils connaissent la langue. Donc, viennent apprendre la langue pour pouvoir canter comme calme, mais la bonne prononciation. Et, tout à il y a force causes qui se passent ici, mais comme un peu per tout. La culture occitane est de mai et mai. Vivo, ma pensi. Ah, mi fai piacere sentite dire a co. Mi fai soprattutto piacere di avere un breton che venga a imparare l'usitano, ma grado un mulun. Scouto, avensi Dino, sai pas se vuole salutare, di vos carcaren. Facendo sempre parlare a quelli che sono convidati a parire con il collegamento. Dino, vuol dire carcaren a Daniel? Forse sì. Gianpao che sì, vuol vedere sì. Più. Ciao Daniel, più. Fai ben piacere di te vedere e di te scontrare. Che non mi pagare per il momento del pelo, anche lo petego a chi... E il confinamento tacco in realtà che ha ben niente cambi entri occitano dell'Oest e la vostra balada un po' di tempo quello confinamento sì. Tutta qua e hai dei belli ricordi che abbiamo suonato sempre la Budego sempre tutto si è un gran magistro della Budego e sono cornamuso che mi piace molto perché i sian di Tivalades i a pade cornamuse ma i a uno di un inglese che è abbastanza se meglio abbastanza la Budego allora mi fa il piacere di te incontrare e di te vedere suonare la Budego e ascoltare è normale che ti aggradi a quello Budego penso che l'ha più pulito cornamuso del mondo. Assolutamente, del mondo intero. Vuole rendere lo contrario. Puoi far rendere lo contrario, assolutamente. Scotto Daniel, te l'hai sentito, le spazi a Dino, che forse non ne sono un cantotto, remercien per il tempo che nous has donné, forse. Ah. Saluto gli indiani, saluto lo Far West, tutto lo sitanio a chi lo vegne. Isto ben, ciao Celino, che l'hai visto qui. Ciao Daniel. Daniel, lo do, la ciao. Calvera. Ciao. Ben, Dino. Nessuno in cavino. Nessuno che no, a loro mi venuto dalla Val Clusum facendo che è snovalato de curente, soprattutto no a loro. Come i si tacai la Val Vermenagno, anzi gli ha de musiche che ha da nusautri e i si in Val Vermenagno sono presque quasi la stessa curente. A loro fa du toc, lo primo vende la Valvaraccio, però le panto de balle la chanson di Espuses. Ah.
E poi apprezza che non si dito di curente della Val Clusù. Prima che parte, aspetta un secondo, beh, mi parlo cacciaro. No, cacciaro in parlare. Ma mi smetti sempre che gli assate. Ogni tanto io mi parlo. E forse Sara... Ormai vai da solo. Ma dimmi che carcarenga, Dino, eh. Prima o dopo il brano? Vuoi farlo suonare prima? Come preferisci. Vabbè, facciamolo adesso, dai, facciamolo così adesso. Finiamo poi con la canzone, magari qualcuno si alza a ballare, chi lo sa. Chi lo sa. A Tuntun può succedere di tutto. Benissimo. No, la mia curiosità era, comunque sono tanti anni... come fai a mantenere vivo questa passione? Da dove ti arrivano gli stimoli? E se hai dei pensieri, dei progetti nuovi, se c'è qualcosa che bolle in pentola? Beh, una via sicuramente è quella di continuare a esplorare strumenti nuovi, perché come abbiamo detto prima, tutte le cornamuse, le varie famiglie di fisarmoniche, le varie tipologie di flauti, il fifre, piuttosto che il galube tamburino, piuttosto che la flauta delle valli pirenaiche accompagnata dal tuntun. Quindi è un po' entrare, è un po' viaggiare senza muoversi da casa questa cosa, no? Perché ti compri questi strumenti, ti compri magari un metodo, ti compri prendi dei dischi, delle registrazioni e ti immagini di calarti in queste feste, no? in questi, con questi suonatori, di vivere una parte della loro vita, che è senz'altro molto affascinante, perché certamente soprattutto alcuni suoni secondo me toccano delle corde molto, molto, molto ancestrali che abbiamo, fanno vibrare delle corde molto ancestrali che abbiamo dentro. Questa è sicuramente la strada. La via della musica mi ha permesso di viaggiare, mi ha permesso di conoscere molte tariocitane, non solo citane, ma nelle tariocitane mi ha permesso di conoscere veramente tanta gente, tanti amici, tante persone che hanno arricchito il mio bagaglio culturale da un punto di vista musicale, ma linguistico, ma non solo. E credo che sia questo che mi spinge a continuare. Abbiamo collaborato insieme in diverse cose che sono state tutte bellissime. Poi, soprattutto negli ultimi anni, la mia attività, oltre la mia attività più importante, è suonare con Ludalfin, ma ho tutta una serie di attività, diciamo, a fianco, una grossa attività didattica. Insegno soprattutto l'organetto e un po' di insomma, lavoro per cercare di ripopolarizzare le cornamuse citane. E poi dopo, insomma, sto lavorando con un amico un po' sulla forma canzone. Stiamo cercando un duo che forse si allargherà, ma vogliamo un po' riscoprire, stiamo scrivendo delle cose nuove, un po' vogliamo riscoprire delle cose che ci provengono da questi sterminati canzonieri che abbiamo nelle valli da noi. Il repertorio lì si tratta di prenderlo, reinventarlo, no? e ripopolarizzarlo. E poi ho un gruppo con cui faccio ballo, soprattutto è un'attività che mi piace tantissimo. Insomma, sono attratto, mi piace misurarmi con cose diverse. E quindi trovo una cosa interessante, no? Continuare a esplorare modi di espressione diversi, che è un po' la storia della musica, no? Un métissage, un incontro continuo, uno scambio continuo, non solo di note, ma anche di persone, di idee, di pensieri. Questo. Grazie mille. Grazie, Dino. Merci. E, sicuramente la richiesta che avviene è che lo musicalo, sì. Entro il nostro balado, entro lo sitanio grande, come hai detto, cercare in questo di trovare stimolo, penso che sia normale, ma credo che una richiesta che avviene in il balado è di contro le persone. E credo che Dino Tron è uno da questi nostri tesori, perché c'è divo. Per le persone come Dino Tron, noi altri avviamo a casunare, un barun del mondo a casunare, voi remerciate da parte di tutti. Merci. E se sta una bella avventura che fate sempre, che continuiamo a fare, un po' meno che novembre, perché la vita ti porta da outpost, ma comunque è sempre un gran piacere di si trovare, di suonare, di vivere insieme dei belli momenti. Sunen? Corretto. Sunen. Allora, canzone di spuse, sì. Che è una canzone che viene dall'auto Valvaraccio, che suonava in Livio Lunaire per accompagnare la sposa dalla Maison al Comune o alla Gleiso, e poi facendo seguito di corrente della Val Clusù. Pronti. Dino Tronga, Tuntun. Thank you.
Tuntun. Merci Dino. Merci. Un salutin. Merci Dino, Grazie. Grazie a tutti. Ciao, merci a tutti. Se vien alla prossima. Alla prossima. Ciao. Tuntun, lingua e musica per lusitanino. Se vien alla prossima. Merci RBA, merci a Vibe. Alla prossima.